Buongiorno e bentornati a tutti sul canale di Maurenz Monkey. Come avete letto dal titolo, ho fatto una domanda alla nota intelligenza artificiale ChatGPT. Quali sono i 10 orologi più iconici del mondo? Andiamo a vedere cosa ci ha detto. Alcuni di questi orologi, fortunatamente, anche se non nelle loro versioni primarie, ce l'ho presente in negozio e vi ho provato a creare delle clip video. Altri invece utilizzeremo foto di repertorio, ma andiamoli a leggere insieme. Ce l'ho proprio qui davanti sul telefono e ci risponde alla domanda posta. Ci sono molti orologi da polso iconici, ma ecco una lista di 10 orologi famosi. Ecco, già questo vi fa capire quanti orologi sono stati iconici e questi sono solo 10 tra i tanti, quindi sicuramente mancherà qualcosa di importante. Io l'ho già letta la lista e devo dire che 2-3 orologi non me li aspettavo, ma forse ha ragione ChatGPT, lo potrete dire tranquillamente nei commenti se secondo voi questa intelligenza artificiale ha avuto ragione o no. Andiamo a vedere quali sono questi 10 orologi. Il primo che ci segnala è il Rolex Submariner e ci dice: conosciuto per la sua resistenza all'acqua e il design elegante, il Submariner è un'icona tra gli orologi sportivi. Beh, alziamo le mani, ha messo il Rolex Submariner come primo. Ci sta, ma continuiamo, andiamo a vedere il secondo. Omega Speedmaster, famoso per essere il primo orologio sulla Luna durante la missione Apollo 11. Lo Speedmaster è un'icona nella storia degli orologi da polso. E anche qui, secondo me, non possiamo eccepire alcunché. L'Omega Speedmaster sicuramente è uno degli orologi più iconici della storia dell'umanità. Ma andiamo al terzo. Patek Philippe Calatrava. Con il suo design classico e minimalista, il Calatrava è considerato un simbolo di eleganza e raffinatezza. Possiamo non essere d'accordo? Io, sinceramente, fin qua no, ci sto. Voi fatemelo sapere nei commenti. Andiamo a vedere il quarto. Audemars Piguet Royal Oak. Creato nel 1972, il Royal Oak ha rivoluzionato l'industria degli orologi di lusso grazie al suo design audace e il suo uso innovativo dei materiali. Mi piace questa nota, l'uso innovativo dei materiali. Perché l'uso innovativo dei materiali? Perché Audemars Piguet nel suo Royal Oak utilizza l'acciaio come materiale in un orologio di lusso. Perché prima gli orologi erano strumentazione, quindi anche il Submariner, che è antecedente al Royal Oak, anche se di acciaio, non è una cosa nuova, perché era un orologio professionale per subacquei, di conseguenza non era per un mercato del lusso. Poi la storia ci ha insegnato che Rolex è diventato lusso, però in principio era uno strumento creato proprio per una professione, per il subacqueo, mentre il Royal Oak è uno strumento da polso, un gioiello da polso che utilizzava l'acciaio, e questo è stato il primo. Possiamo anche citare, non c'è in questa lista, un altro marchio che non piace a tanti, che a suo tempo rivoluzionò il mercato degli orologi con dei materiali innovativi, quale il caucciù. Qual era il marchio? Io non ve lo dico, scrivetelo nei commenti. Ma continuiamo con ChatGPT. Cartier Tank. Introdotto nel 1917, il Tank è un'icona di stile con la sua forma rettangolare, distintiva e il design senza tempo. E anche qui, possiamo mai dare torto? Il Tank di Cartier sicuramente è un orologio fantastico, anche nelle sue gradazioni e variazioni che avvenute poi dopo il 17, come ad esempio il Tank francese, dove fecero anche il bracciale in acciaio passando dal classico cinturino in pelle. Però non male ChatGPT, non male. Andiamo a vedere cosa ci consiglia dopo. Tag Heuer Monaco, reso famoso dall'attore Steve McQueen nel film Le Mans. Il Monaco è noto per il suo design quadrato e il cronografo a sinistra. Ho mischiato un po' le cose, però sì. Il primo Monaco, non quello che vi sto mostrando, che è quello in mio possesso, che è un carica manuale tre contatori, però il Monaco nasce con il calibro diverso dal solito,
perché utilizza il microreattore della Burr, tutto lo sviluppo e lo storia dei calibri. Poi ci verremo sicuramente in futuro, ma già lo abbiamo fatto in passato, sulla storia di alcuni calibri cronografici. Però per il momento dobbiamo dire che ChatGPT ha inquadrato per il momento i primi 6 orologi e non possiamo dire che non siano iconici. Ce ne sono altri sicuramente, però questi sono stati ben inquadrati. Andiamo a vedere il 7º. Jaeger LeCoultre Reverso. Presentato nel 1931, il Reverso si distingue per la sua capacità di rovesciarsi, proteggendo così il quadrante dell'orologio. Ebbene sì, il Reverso nasce per un uso specifico, ossia i giocatori di polo che durante la partita non hanno necessità di sapere il tempo passato, ma si rompevano sempre i vetri. Allora Jaeger LeCoultre pensò di creare un orologio il cui quadrante potesse essere capovolto e mostrare una parte dritta per proteggerlo da eventuali colpi. Un genio, questo è stato il genio. Andiamo a vedere l'8º, che ha ragione, ma non me lo aspettavo. Seiko Astron, lanciato nel 1969 come il primo orologio al quarzo al mondo, l'Astron ha avuto un impatto significativo sull'industria dell'orologeria. Bene, ragazzi, Seiko Astron è il primo orologio al quarzo al mondo. Ha rivoluzionato il mercato? Sì, perché è il primo che è entrato sul mercato, ma è realmente il primo? Forse no, perché aziende come Girapper Go avevano già sviluppato il quarzo in Svizzera, ma non l'avevano immesso sul mercato, perché vallo a capire. Evidentemente forse sapevano, vedevano il futuro, però la Seiko l'ha introdotto ed è stato il primo ufficiale a essere sul mercato. È stato un bene, è stato un male. Tante aziende che sono fallite per via dei costi di produzione del quarzo negli anni 70 e 80 penserebbero un male, però per gli appassionati di orologeria a tutto tondo e non solo di quella meccanica, il quarzo comunque è stato una rivoluzione, un orologio sicuramente più preciso di qualsiasi meccanico. È un quarzo, utilizza un transistor che converte le oscillazioni di un piccolo quarzo dentro un cilindrino meccanico a un motore passo passo che converte i segnali inviati dal transistor al motore e fa camminare le lancette in maniera molto più precisa di qualsiasi orologio meccanico. Ci piacciono i quarzi? No, però vabbè, lo dovevamo dire. E andiamo a vedere il 9º. Breitling Navitimer, apprezzato dagli appassionati di aviazione. Il Navitimer è famoso per la sua complicazione di calcolo del tempo di volo. Eh sì, perché il Navitimer ha il regolo calcolatore all'interno della ghiera e questo serviva per fare dei veloci calcoli su base logaritmica per gli aviatori. Di conseguenza è stato uno strumento fondamentale per un determinato periodo storico in cui avere un regolo calcolatore sul polso poteva salvare anche delle vite. Quindi gran merito al Navitimer. L'ultimo è giusto, premetto, è giusto perché è iconico. C'è tutto un mondo di collezionisti che collezionano questa tipologia di orologi, però accanto agli altri un po' sfigura. Io vi faccio vedere quello che ho in casa, però vabbè, anzi qualcuno se lo ricorderà perché è l'orologio che ho utilizzato in un video dove regolo l'ora, perché vabbè, andiamolo a vedere. Casio G-Shock, conosciuto per la sua resistenza agli urti e alle condizioni estreme, il G-Shock è diventato un'icona degli orologi da polso resistenti. È vero, il G-Shock è l'orologio più resistente sul mercato, soprattutto a quel prezzo. Ed è davvero un'icona? Sì, forse dobbiamo inserirlo negli orologi più iconici, sicuramente. Ha un ruolo nell'orologeria. Andiamo a vedere le conclusioni che fa ChatGPT, le leggiamo insieme e poi ci salutiamo. Questi sono solo alcuni degli orologi da polso più iconici. È intelligente, credo. Sa che non ha fatto una lista completa, quindi mette le mani avanti. Ma ci sono molti altri modelli che potrebbero essere considerati altrettanto importanti, a seconda dei gusti personali e dei contesti culturali. Tutto giusto? Vabbè, fatemi sapere cosa ne pensate. Se volete questi e altri contenuti su questo canale, vi ricordo di supportare il canale con un mi piace. Se non sei iscritto, di iscriverti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!